C'è una faida tra paeselli che fa un grande frastuono, che da tempo fanno guerra per il piatto più buono. Tra Novara e Vercelli ora accendo la miccia e vi elenco gli ingredienti per fare la paniscia. Riso preferibilmente carnaroli, e come potrebbero mai mancare i fagioli. Cavolo, sedano, cipolla, carota, la verdura è importante, se non la metti sei un idiota. Lardo e cotenna di maiale, vino rosso che non fa mai male, ma le cose che di dentro danno più gioia sono la fidichina e salam da duia. Paniscia, se è sapore che non scorderò mai. Paniscia, sei come il grog per i marinai. Paniscia, non sai che cosa ti direi. Paniscia, ora prepariamo cibo degli dèi. Prendete un gran bel pentolone, perché qui ci sarà da fare indigestione. Riempitelo d'acqua abbondantemente, mettete passo passo ogni singolo ingrediente. Cotenna di maiale per dare sapore, fagioli borlotti per dare vigore. Dopo un'ora il sedano e il cavolo per sé, passiamo all'altra pentola, lì non si scherza. Se al burro la cipolla deve friggere bene, giù con lardo, tanto della vita cazzo tene. Stemperare con del vino rosso non vale. Se metti il riso aggiungi il brodo anche se era palese. Paniscia, se è sapore che non scorderò mai. Paniscia, sei come il grog per i marinai. Paniscia, non sai che cosa ti direi. Paniscia, o oh dolce cibo degli dèi. Cantarti mi sono divertito, paniscia, a mettere sale, pepe, vi invito, paniscia, magari un po' di grano piatto è servito, paniscia, non resta che augurarvi buon appetito.